notizia assottigliano sempre più i dubbi sul fatto che il corpo trovato in un casolare tra Ponte Cagnano Faiano e Monte Corvino Pugliano dai carabinieri sia di Marzia Capezzuti, la giovane 29enne milanese residente da qualche anno a Ponte Cagnano Faiano con un compagno poi deceduto, scomparsa nel nulla dal mese di marzo del 2021. In attesa dell'esito dell'esame del DNA emergono inquietanti dettagli sulla scomparsa della giovane donna che, secondo testimonianze sviluppi all'esame degli inquirenti, che vede ora 5 persone indagate per omicidio e occultamento di cadavere nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Salerno, sarebbe stata vittima di abusi e soprusi. Alla luce degli ultimi sviluppi e secondo alcuni testimoni, Marzia, che dopo la morte del fidanzato sarebbe rimasta a vivere dalla cognata, oggi indagata, sarebbe stata segregata e trattata da schiava, picchiata fino a renderla irriconoscibile e incapace di camminare normalmente. Dietro il presunto omicidio della 29enne scomparsa mesi fa a Ponte Cagnano Faiano ci sarebbe anche un'altra pista, quella legata alla sua pensione di invalidità, che sarebbe stata incassata e prelevata da qualcuno anche dopo la sua sparizione. A parlare della triste vicenda all'attenzione dei servizi sociali del comune di Ponte Cagnano Faiano anche il sindaco Giuseppe Lanzara. Sì, è un evento unico per la città di Ponte Cagnano Faiano, la nostra comunità che, voglio dire, ha una rete del terzo settore, delle politiche sociali di alta professionalità. Noi nel nostro territorio abbiamo pochissimi casi, che si contano veramente sulle dita di una mano, di episodi di fragilità, anche seri, ma che vengono seguiti. E quindi il fatto che questo evento sia così unico per la nostra comunità, che devo dire è stata rappresentata anche in maniera distorta dai media nazionali, perché ovviamente si tendono a fare interviste a soggetti improbabili, desta comunque ancora più rammarico, più sconcerto e più senso di vicinanza rispetto a questa vicenda. Quindi, però, ripeto, è una città, quella di Ponte Cagnano Faiano, è fatta di 30.000 abitanti, fatta di una rete di associazioni, di volontari, di un tessuto produttivo sano. È chiaro che un po' come in tutte le città non si può sconfiggere il crimine e ci possono essere sicuramente episodi così tragici, però sono eventi unici per il nostro territorio. La denuncia di scomparsa è già di tempo fa, erano state attivate anche le ricerche, probabilmente nessuno pensava si potesse arrivare ad un epilogo simile. Lei quando è venuto a conoscenza della scomparsa di Marzia dal territorio di Ponte Cagnano? Noi abbiamo documentato che l'attività delle politiche sociali era un'attività continua, costante, che poi a un certo punto è terminata perché appunto c'era un'attività da parte delle forze dell'ordine che hanno chiesto alle assistenti sociali di non andare più a fare visita a Marzia, quindi comunque c'è stata un'attività di monitoraggio fino a quando era necessario, dove la stessa Marzia più volte è stata intervistata, hanno provato ad accompagnarla in ospedale per fare delle visite, anche se non aveva episodi di violenza, lei rispondeva sempre di stare bene, di non aver subito violenze. Quindi a scopo anche precauzionale si è cercato di fare di più, però ovviamente poi portandola in ospedale lei ha rifiutato le visite, ha fatto sicuramente, voglio dire, un evento di questo tipo non si può immaginare che è stato fatto tutto in maniera perfetta al 100%, bisogna domandarsi se si poteva fare di più, probabilmente va cambiata anche la norma, i protocolli, perché in casi così particolari è necessario anche prevedere un obbligo di visita o prevedere comunque dei protocolli dove gli assistenti sociali possono incidere ancora di più e maggiormente. Loro hanno chiesto anche ai servizi sociali di Milano notizie, perché questa ragazza non aveva un tutor, non si sapeva quali erano le problematiche, non abbiamo mai avuto risposta da Milano, quindi voglio dire il caso è un caso che comunque poteva essere gestito meglio, ma di certo le forze dell'ordine e gli assistenti sociali fanno un lavoro enorme, immane, e quindi davvero da parte mia un grande ringraziamento per il lavoro che fanno quotidianamente, perché poi è semplice additare il dito, colpevolizzare chi diciamo in prima linea, che molto spesso più che un lavoro esercita una missione di vita.
Perfetto.